Come si fa ad arrivare a 100 anni? Sono poco pesantucci. Penso da ancora innanzi. Lei come si sente? E ringraziando a Dio. Sto bene. Mi sento bene. Ha visto quanta gente oggi attorno a lei per questo compleanno? Sono molto contento. Nicolino Zullo, circondato dall'affetto della sua famiglia, ha festeggiato il secolo di vita nella sua abitazione di via 24 Maggio a Isernia. Nato nel capoluogo Pentro il 27 aprile del 1921, ha vissuto un'esistenza avventurosa. Contadino in Molise, cercò poi fortuna in America, dove lavorò nel settore edile. Rientrato in Europa, si trasferì in Svizzera per la realizzazione di un tunnel, prima del ritorno definitivo in Molise. La mia vita è stata lunga. Sono fatta la guerra per 4 anni. Dopo sono andato in America 2 anni e sono lavorato in Italia, in America e in Svizzera. Io alla Svizzera ci sono state circa un anno. Il segreto per arrivare a 100 anni. Il segreto nessuno lo sa. Pensi che c'è qualcuno davanti a noi, di sopra a noi, che ci porta avanti. Il signor Nicolino ha avuto 4 figli, 3 maschi ed una femmina, con 6 nipoti e 5 pronipoti. L'unico rimpianto per questa giornata di festa è quello di non aver potuto riabbracciare i 3 figli maschi, bloccati negli Stati Uniti dalla pandemia. In Italia è rimasta Amelia, l'unica figlia femmina, a prendersi cura amorevolmente del padre. È stato un papà meraviglioso, ci ha insegnato tanta tanta educazione e ad essere altruisti verso gli altri. Com'è stata la sua vita? La vita di papà, diciamo che è stata bella. Ha vissuto momenti belli e momenti brutti anche lui nella sua vita. Ed è sempre andato avanti col sudore della fronte. Sempre col sudore della fronte è andato avanti. E sempre onestamente, è altruista soprattutto. Grazie. Grazie mille.